Benvenuti a tutti in questo nuovo video tutorial. Mostrerò come realizzare questo bellissimo vestito o copricostume che io ho deciso di chiamare Dolce Candy. Questo perché chi mi segue da l'anno scorso, l'estate scorsa, avrà subito riconosciuto il punto, perché lo abbiamo usato lo stesso, però in maniera un po' diversa, per realizzare la maglia Candy. Io l'anno scorso l'ho utilizzata veramente tantissimo per tutta l'estate e mi era sempre venuta la voglia di poter fare un vestito, cosa che ho deciso di fare quest'anno. Quindi eccovi qui, un vestito bello largo con queste maniche molto ampie che adoro. Per quanto riguarda il filato, sono andata a utilizzare il filato della Mistrico Filati in linea canna da zucchero. Il colore che ho scelto io è il numero 43, che trovo spettacolare, è un rosa veramente particolare, molto molto bello. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi e misura circa 110 metri e che è 100% cotone di viscosa di canna da zucchero. Come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito Uncinettando con i Filati, da cui troverete il mio stesso filato anche in altri colori, però vi devo già avvertire che il colore oro è terminato, il mio colore sta terminando, così come anche il salvia, ma avete altri, mi sembra 13 colori tra cui scegliere. E se posso darvi un consiglio, io questo vestito lo vedrei bene anche nella versione del grigio o nella versione del numero 11, che è il colore Tiffany, o anche in qualche altro rosa. C'è il numero 19, che ha una bella tonalità di rosa e più scura, che trovo veramente molto molto bella e la renderà quindi il vostro vestitino molto unico e particolare. Per quanto riguarda la quantità, io ho utilizzato 350 grammi del filato, lavorando sempre ed esclusivamente con l'uncinetto del 3,5, e vi dico già, per una taglia M andate a prendere 450 grammi se lo volete come me. Se volete fare le maniche anche più lunghe, prendete almeno 50 grammi in più. Per una taglia L andate a prendere 550 grammi, in modo da poter avere il vostro vestito ancora più ampio e lungo come il mio e con le maniche così sbarazzine. Per essere un copricostume, secondo me è veramente leggerissimo e da indossare è facilissimo, proprio perché ho fatto qui subito dopo, sono partita già larga, ma ho fatto anche gli aumenti per averlo più sbarazzino sotto. Come vi dicevo, è un top down, perché vedete, si parte dall'alto. E la lavorazione di queste pigne è semplicissima, è un modello che avete già visto, io l'ho fatto solo più largo e ho messo più maglie rispetto all'anno scorso, proprio per ottenere qui le maniche ancora più voluminose e anche per averlo qui meno stretto, perché appunto deve essere un copricostume, quindi non deve andare aderente, vedete, mi va bello largo. E io direi che per le altre taglie più grandi, lo dico anche nel video tutorial, è inutile andare a mettere catenelle in più, a meno che non siate una taglia L, quasi XL, allora in quel caso vi direi di mettere due motivi in più, ma per una taglia M e una taglia comunque ML potete mettere le stesse mie, perché lo scollo è bello ampio, e poi andate ad aumentare, e io nel video vi dico come, in modo tale da avere poi la larghezza desiderata quando dovete andare a mettere i marcatori, ma qui comunque restereste comunque belle accollate, non troppo scollate. Poi se lo volete più scollato, allora andate a mettere più catenelle, non è quello un problema. Detto ciò, spero che anche questo vestitino vi piaccia, scusate la voce, oggi ho un po' di allergia. Spero che anche questo vestito vi piaccia, che desiate realizzarlo, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sfiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncinettando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati in linea canna da zucchero. Ho questa volta optato per uno dei colori nuovi di questo filato, che è il numero 43, ed è un rosa geranio. Nella videocamera sembra molto più acceso, quasi un fucsia, ma vi posso assicurare che è tendente più al rosa che al fucsia. Non so perché sembra così acceso dalla telecamera questo colore. Comunque, detto ciò, io ho montato 112 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4, scusatemi, su un multiplo di 8, e io lavorerò con l'uncinetto il numero 4. Mi raccomando, per chi è una taglia più grande non c'è bisogno di andare a mettere più catenelle, a meno che non volete lo scollo più largo, in quel caso andate ad aumentare più catenelle, tenendo appunto a presente che il multiplo è un multiplo di 8, quindi per una taglia M al massimo aumentate di 2 motivi, per una taglia L al massimo 4. Non andate ad allargare troppo, altrimenti lo scollo vi viene troppo grande. Meglio partire con lo stesso numero di catenelle e poi andare ad aumentare fino ad arrivare ad ottenere la lavorazione, il numero
aumenti che vi servono per poter arrivare a coprire quindi le vostre spalle, quindi per arrivare a mettere i marcatori. Detto ciò, possiamo iniziare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta. 1, 2, 3. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa maglia di catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte. Una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. Una e 2. Catenella di separazione, prendo il filo, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a realizzare 2 maglie alte. Una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. Una e rientro 2. Catenella di separazione, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Facciamo 3 volte insieme. Entro nella quarta catenella e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo 2 maglie alte. Una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Una e 2. Catenella di separazione, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il mio primo giro e ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Secondo giro con una maglia bassissima, scusate, voglio vedere se ho chiuso bene, sì. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. Una e 2. Catenella di separazione, vado nell'archetto del ventaglio successivo e di nuovo da fare 2 maglie alte. Una e 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Una e 2. Catenella di separazione, ricomincio da capo, quindi entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare 2 maglie alte. Una, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Una e 2. Catenella di separazione, vado nell'archetto del ventaglio successivo e di nuovo 2 maglie alte. Una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Una e rientro 2. Catenella di separazione, ricomincio da capo, quindi devo andare a fare tutti i ventagli con 2 maglie alte, catenella di separazione, 2 maglie alte e continuo così per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il mio secondo giro, ho fatto una catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta.
catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre due maglie alte, una e due, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi vado nel ventaglio successivo, in un archetto di una catenella e vado a fare le 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo. Facciamo tutti volte insieme. Vado nel ventaglio successivo e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro con delle maglie bassissime, mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Rientro dentro l'archetto e vado a fare altre 5 maglie alte per un totale di 6 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5 e 6, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado dove ho l'archetto successivo del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. Quindi 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto successivo del ventaglio dove ho una catenella e vado a fare 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2 catenelle, 1 e 2, vado nel ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio, quindi entro nell'archetto e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado nell'archetto del ventaglio successivo di una catenella e vado a fare 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, vado nell'archetto del ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e rientro 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il mio quarto giro, ho fatto il ventaglio, vado nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nella quarta maglia alta, e quella successiva sarebbe, e realizzo un'altra maglia alta.
catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado nel ventaglio, nell'archetto del ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1, 2 e ricomincio da capo, quindi andiamo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, andiamo nella maglia alta successiva e facciamo un'altra maglia alta, catenella di separazione, maglia alta nella maglia alta successiva e facciamo una catenella di separazione, maglia alta sulla quarta maglia alta e facciamo una catenella di separazione, maglia alta sulla maglia alta successiva e andiamo a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, entriamo nell'ultima maglia alta e facciamo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, ricominciamo da capo, quindi semplicissimo, andiamo a fare una maglia alta sopra ognuna delle nostre 6 maglie alte separate da una catenella, 2 catenelle di separazione, ventaglio sul ventaglio e 2 catenelle e continuiamo così per tutto il nostro quinto giro. Sto terminando il mio, quinto giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Sesto giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di una catenella, mi alzo e vado a fare una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado all'interno del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi entro nell'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, 1 catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi vado nel primo archetto di una catenella tra le prime 2 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto del ventaglio di una catenella e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricomincio da capo, facciamo un'ultima volta insieme, vado nell'archetto di una catenella, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto, scusate, le rifaccio un attimo, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa,
3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e realizzo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una catenella, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando anche il mio sesto giro, ho fatto le 3 catenelle, entro dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassissima. Settimo giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di una catenella, di 3 catenelle. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, scusate, mi è caduto il filo, eccomi. 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo 2 maglie alte. Vado nell'archetto del ventaglio e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto di 3 catenelle da che mi separa le prime 2 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, un'altra maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto del ventaglio e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado nell'archetto di 3 catenelle che mi separa le prime 2 maglie basse, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto del ventaglio e realizzo 2 maglie alte. 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Sto terminando il mio settimo giro, ho fatto le ultime catenelle, vado dove ho la maglia bassissima e vado a fare la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Ottavo giro, con della maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 3 catenelle, mi alzo con una catenella, rientro e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3,
Vado direttamente dove ho l'archetto di una catenella tra i due gruppi di due maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nello stesso archetto e vado a fare altre 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella successiva e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte. Una, 2, 3 catenelle, una, 2, 3 e ricomincio da capo. Vado dove ho il primo archetto di 3 catenelle, tra le due maglie basse realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, una, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, una, 2, 3. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho l'archetto di una catenella tra i due gruppi di due maglie alte e realizzo 2 maglie alte. Una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Una e 2. Catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella successiva e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, 3 catenelle, una, 2, 3 e ricomincio da capo. Facciamo 3 volte insieme. Vado nell'archetto tra le due maglie basse e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di una catenella tra i due gruppi di due maglie alte e realizzo 2 maglie alte. Una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio ottavo giro. Sto terminando il mio ottavo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Nuovo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 3 catenelle. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e realizzo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel ventaglio successivo, quindi salto questo archetto, vado in successivo e di nuovo faccio il mio ventaglio, 1, 2, 3, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3, e 4 e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto di 3 catenelle tra le prime due maglie basse e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa.
catenelle e 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto del ventaglio successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado nell'archetto di 3 catenelle tra le 2 maglie basse e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte. 1, 2, catenella di separazione, rientro 2 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo del ventaglio e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio nono giro. Sto terminando anche il nono giro. Ho fatto le 4 catenelle, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Decimo giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 3 catenelle. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo, vado dove ho l'archetto di una catenella del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 2 maglie alte, catenella, rientro altre 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto del ventaglio successivo e vado a fare di nuovo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una e rientro 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e rientro 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto, ricomincio da capo, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione e rientro altre 2 maglie alte, una, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio decimo giro. Ripetiamo un'ultima volta insieme, quindi vado nell'archetto di 3 catenelle tra le 2 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto del ventaglio e realizzo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una e rientro 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3
3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel ventaglio successivo, entro e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio decimo giro. Sto terminando il decimo giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Undicesimo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro, un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho il ventaglio e ne entro nell'archetto e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro, un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho l'archetto del ventaglio e realizzo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, una catenella, rientro, un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto del ventaglio e realizzo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutti. Sto terminando anche il mio undicesimo giro, vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Dodicesimo giro, vado a fare con una maglia bassissima, mi porta all'interno dell'archetto di una catenella e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 1, 2, 3, prendo il filo, rientro, un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado nel ventaglio successivo e di nuovo realizzo il mio ventaglio, 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto del ventaglio successivo e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto del ventaglio successivo e di nuovo vado a realizzare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi
Vado nell'archetto del ventaglio e vado a realizzare 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, due, 3 catenelle, una, due, tre, vado nell'archetto successivo e realizzo 2 maglie alte, una e due. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, due, 3 catenelle, una, due, tre, vado nell'archetto del ventaglio successivo e di nuovo 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, due, 3 catenelle, una, due, tre, vado nell'archetto successivo del ventaglio e di nuovo 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e due, 3 catenelle, una, due, tre, e ricomincio da capo. Quindi stiamo andando a fare ventagli tutti di 2 maglie alte separati da una catenella. Facciamo questo per tutto il nostro 12° giro, giusto? 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sì. Facciamo questo quindi per tutto il nostro 12° giro. Allora, io arrivata al 12° giro mi sono fermata e ho messo i marcatori. Mi raccomando, per le taglie più grandi, se dovete andare a fare sicuramente qualche giro in più per poter mettere i marcatori, quindi taglia M e taglia L, ripetete il 12° giro fino ad arrivare a poter mettere i marcatori. Se avete bisogno di allargare ulteriormente la lavorazione, ma io non penso perché sia allargata molto, andate a fare una catenella di separazione in più tra i vari ventagli. Però fino a i marcatori dovete ripetere sempre il 12° giro. Una volta fatto ciò, andiamo a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori io sono andata a contare le mie pigne e ne ho un totale di 14 e ho fatto in questa maniera: ne ho messe 1, 2, 3 e 4 per la parte avanti e 4 dietro, e ne ho messe 3 e 3 di lato. Per fare questo sono andata a mettere i marcatori, vedete qui, dove appunto c'è la mia prima e la mia quarta pigna, vedete 2 e 4, quindi sono andata a mettere il marcatore tra le pigne. Se avete una pigna dispari, mi raccomando, quella dispari va sempre sul davanti. E per una taglia più grande, se stringe mettendo dove avete le pigne, non è un problema, andate a mettere il marcatore qui dove avete il gruppo di il ventaglio che vi divide questi 3 ventagli. Quindi vedete dove si va a allargare, qui andate in quella nel ventaglio centrale, mettete i vostri marcatori sia da questa parte che da quest'altra parte. Vedrete che le maniche restano comunque belle ampie, però anche al centro sarete ampia, avrete più spazio per poter fare il vostro lavoro. Tanto il marcatore, come potete vedere, qui abbiamo tutti i ventagli, quindi è indifferente per almeno adesso, perché tanto andremo a mettere il marcatore, quindi è indifferente se lo mettete qui dove avete le pigne o qui dove avete invece il ventaglio che vi separa i due che abbiamo allargato, che abbiamo allargato qui di lato. Quindi ricapitolando, io ho messo 4 pigne avanti e 4 pigne dietro, e dove ho il ventaglio sono andata a mettere il marcatore in modo tale da avere questo come mio corpo, che è una taglia più grande. Se facendo così, anche se avete una pigna in più, vi stringe, allora non andate a mettere il marcatore qui, ma spostatelo e mettetelo dove avete, spero di farlo vedere meglio, qui il ventaglio qui che vi separa la diramazione. Per farvi capire, qui, ecco, in questo ventaglio, però qui ai lati vedete che comunque la manica resta larga e quindi avete anche più spazio per il corpo. E per fare naturalmente il giro dovete fare normalmente come faremo qua, perché io questo giro che farò adesso è uguale per tutte, quindi come lo farò io dovete farlo anche voi a seconda del ventaglio dove siete arrivati. Cambierà, quindi non cambia assolutamente nulla. Detto ciò, quindi vi faccio vedere subito come procedere per poter fare la nostra lavorazione. Quindi vado a lavorare il corpo della mia maglia. Una cosa che non vi ho detto, io ho fatto in modo che l'inizio e la fine del mio giro fosse dove ho il marcatore nella parte dietro. Vedete, questa è la parte dietro,
Questa è la parte avanti della mia maglia e io qui ho terminato il mio giro. Vedete, ho il marcatore sia avanti che dietro e posso andare quindi a unire. Mi raccomando, l'unione vale sia per chi ha messo il marcatore qui, sia per chi ha messo il marcatore da quest'altro in questo ventaglio. Quindi andiamo a fare in questa maniera. 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 1, 2, 3. Prendo il filo, entro sempre in questo foro del ventaglio sul davanti, ma esco nel foro del ventaglio dietro dove ho sempre il mio marcatore. Prendo il filo e vado a fare la mia maglia alta. Catenella di separazione, tolgo il marcatore così potete vedere meglio. E di nuovo vado a fare. Prendo il filo, entro nel ventaglio davanti, esco nel ventaglio dietro e vado a fare una maglia alta. E adesso vado a lavorare direttamente nel ventaglio dietro, che però è la parte avanti della mia maglia, e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, e vado a lavorare normalmente. Quindi vado nel ventaglio successivo e lavoro il mio ventaglio. 2 maglie alte, catenella, di nuovo 2 maglie alte, 3 catenelle di separazione e vado a lavorare di nuovo nel ventaglio successivo. Quindi lavoro normalmente fino ad arrivare all'altro marcatore e di nuovo vi farò vedere come lavorare per passare questa volta dalla parte avanti alla parte dietro. Sono arrivata dove ho il mio secondo marcatore e di nuovo prendo il filo, entro solamente nel ventaglio sul davanti e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, tolgo il marcatore perché così potete vedere meglio. Prendo il filo, entro sia nel ventaglio avanti che nel ventaglio dietro. E vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, di nuovo entro sia davanti che dietro e vado a fare una maglia alta. Vado solo nel ventaglio dietro e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3. E vado a lavorare normalmente nel ventaglio successivo e continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare il giro e come naturalmente iniziarlo di nuovo. Poi questo giro lo continueremo fino ad arrivare, all'inizio pensavo sotto al seno, ma penso di arrivare fino alla vita per poi fare degli aumenti in modo tale che il nostro vestito poi scenda sui fianchi e giù ancora in maniera più larga. Quindi io per adesso continuo a lavorare normalmente in questa maniera e vi farò vedere come terminare il giro e come riniziarlo. Poi vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il giro fino ad iniziare a fare i nostri aumenti e naturalmente vi dirò come vanno fatti gli aumenti. Non vi preoccupate, non andremo ad aumentare le catenelle perché non voglio il vestito troppo forato, ma andremo ad aumentare i nostri ventagli, le nostre maglie alte, però vi farò vedere come. Per adesso terminiamo il giro, vi farò vedere come vi ho detto come terminarlo e come riniziarlo. Sto per terminare il giro, ho fatto quindi le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Per iniziare il nuovo giro con delle maglie bassissime vado dove ho la catenella e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3. E continuo così per tutto il mio giro. Vi ripeto, io adesso continuerò così, poi vi dirò quando inizierò a fare gli aumenti, vi farò vedere naturalmente come realizzarli. Comunque questa è come sta avvenendo il nostro vestito.
fatto quindi io ho lavorato il giro per 26 volte e adesso devo andare a fare gli aumenti. Per fare gli aumenti vi spiego prima una cosa: andremo a fare l'aumento nella striscia centrale qui, dove abbiamo le due strisce che si aprono. Quindi per chi ha messo il marcatore dove aveva qui in alto la striscia al centro, dovrà andare a fare gli aumenti anche in questa laterale. Per noi invece che abbiamo messo i marcatori dove abbiamo le pigne, ripetiamo, guardate bene il disegno, gli aumenti vanno fatti nella striscia qui, questa centrale, quindi qui, 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 mentre la striscia che viene dalle pigne e le due strisce che si aprono qui non vanno fatto gli aumenti. Quindi quando adesso andrete a lavorare, a seconda dove avete messo i marcatori, guardate all'inizio, guardate bene, seguite le strisce e andate a fare gli aumenti, come vi dicevo, soltanto in questa striscia. Quindi anche nelle strisce laterali che ha messo, come ho detto, il marcatore qui, quindi è da qua che sta iniziando e terminando il giro, dovrà comunque farlo anche nelle strisce laterali aumenti. A noi che invece abbiamo messo i marcatori dove abbiamo le pigne, gli aumenti non verranno di lato, ma verranno in queste tre strisce sul davanti e nelle tre strisce dietro, quindi una, due, tre, e nelle tre strisce dietro. Comunque vi faccio vedere come andare a fare gli aumenti. Ripetiamo. Adesso, a seconda della striscia dove state lavorando, noi che abbiamo iniziato il giro dalle pigne non andiamo a fare gli aumenti, ma chi invece ha iniziato da, come vi ho detto, qui, quindi da questa centrale, deve andare a fare subito gli aumenti. Aspettate un secondo che io arrivo e vi faccio vedere come fare gli aumenti. Naturalmente nelle strisce dove non si fanno gli aumenti si va a lavorare normalmente. Quindi iniziamo. Allora, noi che abbiamo messo il marcatore dove abbiamo la striscia delle pigne, iniziamo senza fare alcun tipo di aumento. Quindi invece chi ha messo il marcatore dove avete già la striscia centrale, mi raccomando, aspettate a iniziare il giro, perché voi dovete andare a fare subito l'aumento. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta, catenella, rientriamo e andiamo a fare 2 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2 e 3, e andiamo nel ventaglio successivo. Anche in questo ventaglio non andiamo a fare gli aumenti, perché non è la striscia al centro delle due che abbiamo aperto. Quindi andiamo a fare il nostro ventaglio. Quindi 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, e adesso noi siamo nella striscia centrale, quindi ripetiamo in quella, ecco, così potete vedere, qui in questa qui. Quindi possiamo andare a fare il nostro aumento, e naturalmente chi deve iniziare il giro adesso inizia come noi, va a fare le 3 catenelle che sono la prima maglia alta, mentre noi andiamo a fare la nostra maglia alta. Prendiamo il filo, un'altra maglia alta, catenella di separazione, prendiamo il filo, altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, prendiamo il filo, altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, e adesso tutte andremo a fare 3 ventagli senza alcun tipo di aumento, perché abbiamo il ventaglio per finire la striscia subito dopo la nostra striscia centrale, la striscia della pigna che non va fatti aumenti, la striscia della prima di quelle che abbiamo allargate, quindi qui abbiamo di nuovo quella centrale. Quindi adesso andiamo a fare, anche chi ha fatto diversa, ha iniziato il giro in maniera diversa, noi andiamo a fare 3 ventagli senza aumenti. Quindi prendiamo il filo, primo ventaglio, 2 maglie alte, catenella, rientriamo, 2 maglie alte, 3 catenelle, andiamo nella striscia della pigna e andiamo a fare il nostro ventaglio senza aumenti, 2 maglie alte, catenella, altre 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo nella striscia di ventagli che è una di quelle due, quindi questa per essere chiari, quindi andiamo a fare il nostro ventaglio senza aumenti e
adesso 2 3 catenelle, 1, 2, 3 e siamo nella nostra striscia centrale e qui andiamo a fare nuovo gli aumenti, quindi 2 maglie alte, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo. Quindi tutto il giro sarà fatto così, 3 ventagli senza aumenti, nel quarto andiamo a fare gli aumenti. Noi termineremo con, scusate dove all'inizio, eccomi, termineremo con l'aumento e un ventaglio senza aumenti, perché 2 ne abbiamo fatte all'inizio, mentre chi ha iniziato con gli aumenti terminerà con 3 ventagli senza aumenti. Quindi continuiamo così per tutto il giro, ricordatevi, una striscia che è quella centrale con gli aumenti, 3 strisce senza aumenti. Sto terminando il giro e vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Ora, per chi come me non deve fare aumenti, continua a fare il suo ventaglio. Per chi deve continuare qui, perché ha iniziato da qua, aspetto un secondo. Quindi andiamo a fare delle maglie bassissime e andiamo a fare le nostre 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta. Rientriamo un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, 3 catenelle, 3, ventaglio successivo ancora nessun aumento, quindi 2 maglie alte, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte e siamo arrivati, dobbiamo fare gli aumenti, quindi 3 catenelle e andiamo a fare 2 maglie alte all'interno dell'archetto di una catenella, quindi una e due. Naturalmente chi sta iniziando adesso deve aver fatto prima le 3 catenelle e poi la maglia alta, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, ventaglio successivo, archetto di una catenella, di nuovo 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo da capo. Qui facciamo tutte uguali, quindi andiamo a fare 3 ventagli senza aumenti, quindi primo ventaglio, 2 maglie alte, catenella, rientriamo, altre 2 maglie alte, 3 catenelle, ventaglio successivo, entriamo e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 2 maglie alte, catenella di separazione, 2 maglie alte, 3 catenelle, ventaglio successivo e di nuovo nessun tipo di aumento, quindi normalmente 2 maglie alte, catenella, rientriamo altre 2 maglie alte, 3 catenelle e siamo dove abbiamo fatto, scusatemi, i nostri aumenti. Quindi entriamo nel primo archetto di una catenella e facciamo il ventaglio, quindi 2 maglie alte, catenella, rientriamo, altre 2 maglie alte, catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, catenella, rientriamo, altre 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo facendo i nostri 3 ventagli senza aumenti. Facciamo questo per tutto il nostro giro. Terminato questo faremo l'ultimo giro, che sarà quello di aumentare da una catenella a 3 in modo tale da avere poi ogni ventaglio distanziato dallo stesso numero di catenelle. Fatto ciò io continuerò a lavorare normalmente, non so se farò altri aumenti, ma se farò degli aumenti farò sempre in modo di andare nella prossima volta nella striscia singola delle pigne ad andare lì a fare aumenti. Questo è per chi vuole fare qualche altro aumento. Io sinceramente penso che mi fermo a questo, perché è vero che voglio il vestito ampio ma non lo voglio troppo ampio, quindi andare a fare questi aumenti per me basta. Però in caso di dover fare ulteriori aumenti vi dirò comunque come ho fatto, come sono andata a procedere.
Sto terminando quindi il giro e vado, ops, scusate, mi stavo, eccomi, e vado quindi a chiudere la lavorazione facendo una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Come vi ho detto, adesso andiamo a fare l'ultimo e aumento, quindi andiamo a fare sempre ventaglio normale sopra il primo ventaglio. Quindi anche in questo caso, chi è iniziato può già andare a fare il ventaglio sopra il primo ventaglio che si ritrova. 3 catenelle e io vado di nuovo a fare il ventaglio sopra il ventaglio successivo. 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo ventaglio sopra il ventaglio. Quindi 1, 2 maglie alte, catenelle, rientro 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado a fare il ventaglio sopra il ventaglio successivo. Quindi salto la catenella, vado nel ventaglio successivo e vado a fare le mie 3 maglie alte. Adesso continuo a lavorare manualmente, quindi 3 catenelle, ventaglio sopra il ventaglio e poi io continuerò a lavorare sempre in questa maniera, un ventaglio sopra un ventaglio e le mie 3 catenelle. Vedete, abbiamo allargato tantissimo il nostro vestito, però ripetiamo, se voi poi volete fare ulteriori aumenti, io vi consiglio di rifare questi giri, però facendo gli aumenti nella striscia che scende dalla pigna, in modo tale da allargare anche quelle e avere quindi ulteriori aumenti. Questo se volete una gonna bella ampia che faccia anche tipo le pieghe, quindi in quel caso se volete fare ulteriori aumenti io vi consiglio di fare questi giri, come abbiamo fatto adesso, ma di far partire gli aumenti dalla striscia che viene giù dalla pigna. Detto ciò, io continuerò a lavorare quindi questo giro facendo sempre ventaglio, 3 catenelle, ventaglio, continuo a lavorare sempre questo giro fino alla lunghezza desiderata. Penso che la farò quasi al ginocchio, devo ancora un po' decidere quanto fare lungo il mio vestito, ma mi piacerebbe comunque a metà coscia, comunque quasi al ginocchio, non fino a terra, perché poi ho paura che sia un po' troppo pesante per quel genere di vestiti. Credo che se ne farò qualcuno quest'estate opterò per il classico cotone titolo 8 titolo 5, che è comunque un po' più sottile, quindi pesa meno, per fare un vestito lungo. Devo ancora però decidere anche su questa cosa. Per adesso continuiamo questo vestito, alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il mio giro dopo gli aumenti e dove mi arriva il vestito. Dal nostro ulteriore aumento, quindi dall'aumento che abbiamo fatto, io poi ho lavorato il giro per altre 20 volte e come lunghezza ci siamo, perché il mio vestito mi arriva a metà gamba, quindi come lunghezza ci siamo. Adesso vado ad allargare, scusatemi, ad allungare un po' le maniche per avere l'effetto ancora un po' più sbarazzino e vi farò vedere come fare. Dunque, ho avuto un problema con la telecamera che non mi ha registrato la voce, quindi ho realizzato già le maniche ma non ho il giro con cui ho iniziato, però ve lo spiego subito perché in realtà è semplicissimo. Io infatti sono andata a fare soltanto il solito giro con ventagli e 3 catenelle, solo che qui sotto, vedete, dove qui abbiamo l'unione tra il dietro e avanti, sono andata a fare il mio primo ventaglio facendo sempre 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e poi 3 catenelle, e sono andata a fare il ventaglio in ogni ventaglio, quindi non ho fatto altro che fare il solito giro, però qui ho messo il mio ventaglio, quindi sotto dove ho l'unione della parte dietro con la parte avanti, e poi come vi ho detto sono andata a fare un giro, sempre lo stesso giro di maglia di ventaglio alternato a 3 catenelle, e ho ripetuto il giro per 6 volte. Non l'ho fatto più lungo, ma voi potete farla la manica ancora più lunga, perché volevo comunque che rimanesse, diciamo, quasi una mezza manica, però invece di come era all'inizio l'ho voluto dare un senso ancora un po' più sbarazzino, mettiamola così. Quindi per questo sono andata a fare questi 6 giri, però voi potete farne anche di più, quindi potete trasformarla in una vera e propria maglia lunga, e in realtà potreste fare manica lunga, potreste fare anche ulteriori aumenti per farla diventare ancora più larga. Diciamo che qui vi potete sbizzarrire. Per me 6 giri bastavano, ho fatto naturalmente la stessa cosa anche nell'altra manica, e quindi possiamo dire che il nostro vestitino copricostume è terminato.